Ascoltate la risposta del sindaco Melucci con riferimento ad una domanda inerente all'incendio avvenuto allo stadio Iacovone e con particolare riferimento alla presenza di materiale infiammabile allocato sotto la curva sud. Ascoltate quello che dice. Sullo stoccaggio del materiale in curva sud cosa si sente di aggiungere? Domanda inutile, scusatemi, domanda inutile perché anche qui tutti quanti si stanno accanendo su un fatto che non è certamente in discussione. Poi faremo le verifiche tecniche del caso, però sembra quasi che qui il reato l'abbia commesso chi ha stoccato del materiale senza in tutta sicurezza. Non si sarebbe sviluppato l'incendio. No, senza il fumogeno che è entrato allo stadio non si sarebbe sviluppato l'incendio, scusatemi. La risposta è letteralmente disarmante. Il sindaco Melucci o mente sapendo di mentire o evidentemente dimentica o non conosce i principi del diritto amministrativo, perché dal momento che parliamo di un soggetto che ha a che fare con l'ente comune, che rappresenta il comune, sia esso assessore, sia esso funzionario, sia esso dirigente, è comunque un soggetto che ha autorizzato lo stoccaggio lì sotto la curva di quel materiale. E allora vi è innanzitutto la responsabilità oggettiva dell'ente comune, il quale poi potrà rivalersi sul soggetto che incautamente, io dico in modo scellerato, ha autorizzato il deposito del materiale infiammabile lì sotto la curva, ma vi è in ogni caso una responsabilità oggettiva dell'ente comune. È un po' come, vi faccio un esempio, quando si fa un'operazione chirurgica, il medico, il chirurgo sbaglia, a rispondere è innanzitutto la ASL, perché qui c'è una responsabilità oggettiva, salvo poi ovviamente l'ASL rivalersi sul medico che ha sbagliato l'intervento. E allora Melucci, magari una bella ripassata del diritto amministrativo ti farebbe bene, oppure la verità è un'altra, tu sai che vi è una responsabilità oggettiva dell'ente comune, non la nascondere, di è stato fatto un errore ed è giusto che chi sbagli paghi, ma vi è sempre una responsabilità oggettiva dell'ente comune, mettitelo in testa sindaco e non racconta e non rispondere in questo modo, addirittura dici che la domanda è inutile perché non ti fa comodo, caro Melucci, perché quando ti viene messo il dito nella piaga tu esplodi.